che col Cittadella è stato un caso, una partita di quel tipo, perché ne abbiamo disputate molte altre precedentemente dove abbiamo giocato da Avellino. E adesso andiamo a affrontare questa squadra qua, che sappiamo i suoi pregi e difetti, perché comunque il mister svolge un grande lavoro, ci tiene informati sotto tutti gli aspetti degli avversari per farci trovare pronti subito nel momento della partita. Sarà una partita difficile, questo è sicuro, però giochiamo in casa, abbiamo anche fatto il campo della nostra, perciò cercheremo di dire la nostra. Ma sicuramente è un aspetto in cui lavoriamo, perché comunque il mister pretende e vuole che siamo quasi perfetti sotto ogni aspetto, quindi non lascia nulla al caso. Noi ci lavoriamo e evidentemente porta i suoi frutti. Il lavoro, questo è l'unico segreto che c'è. Poi il tipo di lavoro potete chiederlo a Dei, che è compito suo, però è il lavoro che paga alla fine. Faccio meno difficoltà a risponderti alla seconda domanda che la prima, perché la prima comunque serve dare una valutazione a me personale. Mi piace farlo, però solamente con me stesso, senza stare a diffonderlo con altre persone. Una difesa così come la nostra in questo momento penso sia ottima, se non una delle migliori, perché comunque durante tutte le partite rischiamo poco. Questo comunque vuol dire, come dicevo prima, il lavoro di Dario Rossi anche qua, che fa stare sempre sull'attenti, e poi comunque vengono fuori le qualità di ogni singolo giocatore in campo. Sì, più che trend negativo penso che comunque il calcio sia bello per questo motivo, perché non ci sono risultati scontati, la palla è rotonda e ci sono anche gli avversari, quindi ci può stare di perdere qualche partita. Poi è logico, impegno e dedizione massima alla causa non sono mai mancate in nessuna partita, anche col Cittadella. Possiamo essere stati un po' sottotono, questo sicuramente, ma impegno e dedizione non sono da mettere in dubbio. Adesso non siamo galvanizzati, perché comunque sappiamo le nostre qualità, sappiamo i nostri pregi e i nostri difetti. Non siamo sulla cresta dell'entusiasmo, perché il campionato è lungo. Sappiamo che abbiamo una partita difficile da affrontare e cercheremo di portare il massimo a casa. No, io lo conosco abbastanza bene lui, penso sia un professionista, perciò ho dovuto guardare cosa faceva meglio per lui, per se stesso, e cosa poteva fare bene anche per, oltre che sé e la sua famiglia, anche per il bene del Torino, diciamo. Quindi ha accettato questa opportunità, si è rimesso in gioco, perché comunque è stato fermo un po', aveva ripreso a giocare solamente dopo la squalifica, si è rimesso in gioco per ridimostrare nuovamente a tutti il suo vero valore. È una piazza come Catania, è una piazza importantissima, perciò ha fatto bene a parer mio ad accettare questa offerta. E sul ruolo di miglior portiere non lo so, mancano ancora tante partite. L'importante è che io continuo a fare il mio dovere, continuo, quando chiamato in causa cerco di rispondere presente, e poi alla fine tireremo le somme. Questo sicuramente, venissero risultati favorevoli, questo non è in dubbio, però c'è da dire che comunque potresti anche uscire indenne da questo filotto difficile e patire contro altre squadre che, perché comunque ti vanno a ripetere, la palla è rotonda, quindi non è mai scritto il risultato. Potresti uscire indenne a queste parti sulla carta più ostiche e andare a perdere punti contro qualcuno che, tra virgolette, dovresti vincere facile. Quindi noi adesso sappiamo che il nostro obiettivo è la salvezza, dobbiamo cercare di raggiungerlo il prima possibile e poi per fissarci altri obiettivi. Questa è l'unica cosa che sappiamo. Ma completare sicuramente, perché comunque qualsiasi giocatore vorrebbe giocare con la nazionale. Poi se arriva bene, altrimenti se non arriva io devo fare bene col club, che è la cosa più importante, perché senza di questo non può esserci l'altro. Quindi devo continuare a fare bene qua in questa piazza, che mi stanno l'opportunità di poter dimostrare le mie qualità, e poi vedere se arriverà. Ci devono essere un paio di fattori, di combinazioni che, se vengono incastrate in maniera positiva, possono portare alla mia permanenza qua. Però il calcio è strano, perché comunque per noi giocatori non è facile, soprattutto ad esempio me che sono in prestito, che continuo a tra virgolette girovagare da una squadra all'altra, non posso mai sapere dove sarò definitivamente finché non firmo un contratto comunque di lunga durata. Questo contratto di lunga durata io ce l'ho col Torino e bisogna vedere cosa si aspettano loro da me il prossimo anno, se loro mi riterranno all'altezza di stare là in pianta stabile o se preferiranno mandarmi nuovamente a giocare, questo non lo so dire. Bisogna vedere comunque come finisco questo girone, perché tutto quello che di buono è stato fatto bisogna accantonarlo e dimenticarlo per poi cercare di migliorarsi giorno dopo giorno.